Milano si sente su Crystal Radio e quindi eccoci qua a raccontarvi un po' tutto quello che succede in città, quello che succederà in città. Oggi è giovedì, sì, quindi teatro, oggi è teatro, eh? oggi parliamo di teatro con Tamara Van Leo, poi abbiamo anche altri ospiti, insomma. Un po', come sempre, il menù è abbastanza ricco grazie anche al grande lavoro della redazione e produzione che Elisa Galmarini fa ogni giorno anche in regia. Questa settimana sta facendo gli straordinari perché abbiamo un passaggio di consegne tecniche e alla fine si è infilata lei ha detto senti che pensi mi ha detto così tipicamente col, col tipico accento di Poasco ha detto che pensi mi ok in realtà poi giorno vi racconterò c'è tutto un dietro le quinte su Elisa che ha vissuto per anni in riviera quindi chissà sa so, so fare la, piedina, la pedina sa so fare, so, so fare la pedaina Elisa, uh, sì, ins insomma, 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 insomma tre anni, ma non hai imparato a fare la pianina, eh, ci vuole anni, anni e anni di allenamento, e poi bisogna avere la ricetta della nonna, la rasdora, no? Come li, li chiamano da quelle parti lì, no? giusto? Eh? Quindi insomma, non è, non è così facile. Insomma, è. Invece, è facilissimo ascoltarci, lo potete fare tutte le mattine dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio, qui eh, anche su Milano News e anche sui podcast che abbiamo su Spotify. Good morning, Milano, insomma, è facilissimo. 331 78 555 per interagire con noi. Le vibrazioni con dedicato a te. Allora la prendo dedicato a te, anche se questa è dedicata a Giulia, perché è arrivato un Whatsapp di Alberto al 331 in cui oltre a darci il buongiorno. Quindi buongiorno Fabio, buongiorno ascoltatore di Cristal Radio e buongiorno alla redazione di Milano News. Un'altra giornata di pioggia sulla nostra città. Grazie mille Alberto, anche soprattutto per con che ormai siamo in giro col canotto. Ma soprattutto dice: Questa mattina voglio salutare e fare gli auguri all'amico Gianni. Presto sarai nuovamente con con noi in piena forma, allora auguri e dedicato a te appunto Gianni, quindi auguri anche a Gianni che magari ci sta anche ascoltando, quindi insomma siamo contenti e ti rivolgiamo in uh, forma appunto come dice il bravissimo, e carissimo Alberto, allora um, tante le cose appunto che si leggono sui giornali quest'oggi, uh, come sempre è fare lo slalom tra le notizie brutte è veramente complicato, ma io quello che dico sempre è, è impossibile che ci siano solo quelle notizie lì. Capisco che, cioè, adesso non vorrei entrare nel, nell'ottica, nella spiegazione, però effettivamente la notizia è qualcosa di eccezionale ogni volta, quindi anche questo dobbiamo cominciare a capire. Quando leggiamo una notizia, il più delle volte se fa notizia è perché non è una cosa abituale, perché non troverete mai sul giornale tipo, non so, Elisa eh, si è alzata alle mezza del mattino per andare al lavoro, punto, finisce lì. E no, e lo fa tutti i giorni e è normale, cioè nel senso non, non, non è una notizia, anche se in realtà è una cosa che succede a tutti quanti noi tutti i giorni. E quindi ero un po'... Normale trovare invece le notizie sui giornali che siano appunto delle eccezioni. E ricordiamoci sempre che sono delle eccezioni. Quindi, se leggiamo brutte notizie, se leggiamo cose che insomma ci danno un'idea, un quadro completamente negativo e pessimistico del nostro mondo, ricordiamoci comunque che sono le eccezioni che finiscono sui giornali, non è la routine. Cioè il, se tutti i giorni qualcuno fa qualcosa di buono e bello nella sua vita non viene messo sul giornale, ok? Basta però una volta qualcuno che ammazza qualcun altro e finisce sul giornale. Capite? che Spero di essermi capito quindi diciamo, spero di essermi spiegato scusate, non ho capito, spero di essermi spiegato um, quindi non è facile fare lo slalom tra appunto le notizie brutte che si leggono sui giornali e anche tra quelle che in realtà non sono notizie anche perché poi ci si mettono anche i vari tiktoker ad esempio, no? leggo e mi sposto a Monza perché mi ha fatto ridere un po' questa notizia ma soprattutto mi ha fatto ridere anche perché non, non capisco perché dobbiamo leggerla da una parte dall'altra è giusto dirlo um, dall'altra fa capire a, a che degenero siamo arrivati con certi personaggi Monza il tiktoker antidegrado Fabio Di Monte denunciato per resistenza al telefono urlava mi faccio giustizia da solo Brianzolo 45 anni ha un profilo con 25.000 follower su cui segnala ciò che per lui è degrado a Monza forse se stesso anche nel senso anche quella parte lì c'era non lo so a suo carico numerose denunce ha detto di essere stato aggredito e poi ha preso calcio un'auto della polizia, però niente male. Eh, di solito fa filmati con i balletti, i follower e, e compagnia cantante, eh, la voglia di apparire con una vaga attività di denuncia di situazioni di degrado urbano tra Monza e Milano. Che Fabio Di Monte, Briganzolo, 45 anni, porta avanti con una serie di contributi video su TikTok, dove ha accumulato 25.000 follower, ma fino ad ora, più che la, not la notorietà, ha rimediato qualche problema con la giustizia. Questo è l'articolo, appunto, che trovate sul Corriere della Sera, eh, a firma di Federico Berni, eh, dove racconta che in poche parole lui fa questi video. L'ultima trovata, diciamo, è stata quella appunto di dire che era stato aggredito e, e poi ha minacciato al telefono, dicendo adesso mi faccio giustizia solo con una pistola, è arrivata la polizia, l'hanno preso e portato via. Il ecco, risultato è quello. Eh, denunce varie risultano a suo nome, a suo carico, così dice appunto Il Corriere della Sera: tra cui omissione di soccorso, minacce, lesioni, frode informatica e truffa. Questo impaggiamo un po' il curriculum del, del TikToker. Infotraffico com'è? inconfondibile il sample di Robert Miles in realtà questo poi è la switch con React ma insomma quello lì è Robert Miles col children eh, alle 7 24 minuti qui su Crystal Radio dove stranamente parleremo di sport anzi questa mattina siamo usciti un po dai confini di Milano con good morning Milano siamo usciti leggermente eh, fuori dal regno come dico io abbiamo parlato appunto del TikToker di Monza e adesso non possiamo che spostarci sulla sponda no, non lo so, al di là dell'ADD diciamo ecco al di là dell'ADD andiamo a Bergamo perché perché mi dà il, lo spunto il whatsapp di Alberto che dice complimenti agli amici ascoltatori bergamaschi per la bella vittoria sportiva della loro Atalanta. Ebbene sì, l'Atalanta ieri sera chi segue il calcio lo sa già, chi non lo segue come me l'ha saputo stamattina, va bene. L'Atalanta appunto ha vinto l'Europa League che ditemi se non sbaglio è la vecchia Coppa UEFA, credo, se non sbaglio ditemi se, se dico castronerie. L'Europa League appunto se la porta a casa i i nero azzurri, in questo caso quelli dell'Atalanta, che battono il Bayer. E quindi quando ho letto top, ho detto, oh, però, hai capito una bella roba: hanno avuto il Bayer Monaco, no, il Bayer Leverkusen, che comunque è un altro squadrone, niente male perché sei in finale di Coppa UEFA o chiamatela come volete voi, Europa League. Insomma, non è male neanche quello. Grande festa, e quindi eh, insomma i nero azzurri anche quest'anno. Grande festa per tutti i nero azzurri tra parentesi. Qualcuno se sbaglio non vorrei dire castronerie. Però il Bayer Leverkusen adesso sto controllando eh, proprio al volo su eh, Google. Mi sembra che sia rosso nero come, come, come colore se non sbaglio. Vediamo si sì, ha, ha i colori rosso neri e quindi ovviamente l'ironia sui social. Si è sprecata. Quest'anno i nero azzurri vincono sempre con i rosso e quindi vabbè, si sa che, insomma, Inter che si porta a casa la Seconda Stella e Atalanta, che per la prima volta nella storia vince una Coppa Europea. Quindi, insomma, grande festa ieri a Bergamo. Perché parliamo anche di questo? Perché, insomma, lo sapete, Crystal Radio, grazie al Dub Plus e grazie comunque anche alle applicazioni e al sito, è ascoltabile tranquillamente in tutta la Lombardia. E quindi anche a Bergamo ci sarà qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando e avrà festeggiato magari nella notte nella notte, mentre io dormivo bellamente e non sapevo che avesse vinto. Il che, che l'Atalanta avesse battuto il Bayer Leverkusen eh, per ehm, portarsi a casa l'Europa League. Bene, altra sponda invece, azzurra ma milanese, perché notizia di ieri, eh, um, lo sapeva, cioè era nell'aria da un po' di tempo, l'Inter cambia proprietà. Chi sono i nuovi padroni dei nerazzurri? Eh, sono gli americani della Oak Tree, se non sbaglio vuol dire acero credo l'albero d'acero quindi non sono canadesi però mi sembra se non sbaglio comunque l'Oak Tree appunto è il nuovo fondo che eh, è proprietario dell'Inter e lo dice in un comunicato proprio che è uscito ieri che dice dal 22 maggio i fondi gestiti da Octree Capital Management LP sono proprietari di FC Internazionale Milano. Questo fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Octree alle holding dell'Inter, scaduto il 21 maggio con un saldo complessivo di circa 395 milioni. Appunto, quindi, dopo 8 anni e 7 trofei finisce l'era di Steve Zhang. Eh, che, pensate, lascia l'Inter come secondo presidente più vincente della storia, cioè comunque, oh, niente male, eh? niente male per il ragazzo, complimenti, eh, anche se non ha fatto questo degli altri, però vabbè, così è, adesso cosa succede, che quindi, niente, non c'è più un presidente? Adesso si rifarà il consiglio d'amministrazione perché adesso devono ritrovarsi, fare tutto, e poi sceglieranno un presidente. Quindi, se avete un curriculum e non sapete e siete a casa a non fare niente, eh, io manderei il curriculum all'Inter dicendo No, volete? Io faccio il presidente. Cioè, così, se volete, chi di voi un minimo ne capisce di calcio? Eh, io non posso. Che ho l'impegno qui la mattina, quindi non posso, uh, cioè non potrei seguire l'Inter più di tanto. Quindi non, non, non mi, vi lascio questo posto. Se volete, candidatevi. Insomma, mandate un curriculum. Non so, inter.it, -inter qualcosa del genere. Va bene. Andiamo con la musica i Queen. Dargen Amico con Onda Alta, qui a Good Morning Milano, Cristal Radio 96.2 FM, DAB Plus e tutto il resto lo sapete benissimo, potete ascoltarci tutti i giorni quando volete anche sul nostro sito internet e se vi siete persi qualcosa invece di Good Morning Milano invece è il sito goodmorning.milano.it Oggi è il 23 maggio e il 23 maggio è una data eh, indissolubile ormai da una ricorrenza ahimè molto nefasta e tragica della nostra eh, storia moderna, sto parlando della strage di Capaci, dell'assassino del magistrato Giovanni Falcone e di tutte le altre eh, quattro persone che morirono insieme al magistrato tra cui la moglie appunto Francesca Morvillo che anche lei fu, era una magistrata e poi gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, insomma questo è eh, il 23 maggio non si può appunto eh, vivere un 23 maggio senza ricordare questo avvenimento che è stato importante insomma nel 992, appunto, il 23 maggio alle 17:58 esplose un bel tratto, un bel pezzo di A29, l'autostrada, appunto, che porta eh, da Palermo al, all'aeroporto di Palermo, appunto, e eh, a, Fu una delle più grosse stragi forse del nostro paese, iniziò anche insomma, una strategia molto eh, pesante di bombe eh, legate appunto alla mafia nel, nel biennio 92-93, sappiamo benissimo appunto poi quello che ci fu. Tra cui anche le varie bombe agli uffizi, la bomba a, qui a, a Milano, insomma. Eh, una un, un periodo davvero davvero duro e eh, nero della nostra pagina, tra parentesi che arrivava tantissimi anni dopo la strategia dell'attenzione degli anni 70, gli anni di piombo, quindi che la mia generazione che ha vissuto in pieno quei momenti da ragazzini appunto è rimasta sbigottita di fronte a tutto questo e che ha forse eh, per fortuna mi viene da dire risvegliato eh, una coscienza antimafiosa in tanti di noi e per fortuna insomma quelle vittime non furono inutili e ancora oggi si, si lotta contro le mafie perché poi sappiamo benissimo come in realtà non stiamo parlando solo di una mafia ma delle mafie e eh, partendo forse appunto da quel giorno da quei giorni che ci segnarono indelebilmente e in, per sempre appunto nel, nel nostro immaginario e anche appunto nelle nostre azioni quindi oggi appunto mentre maggio ricordiamo le strage ricordiamo in realtà la strage eh, di Capaci, la bomba appunto contro Giovanni Falcone e contro anche le altre vittime che morirono appunto nell'attentato questo è stato appunto un, una pagina davvero davvero complicata della nostra, della nostra storia oggi sicuramente non ci, cioè, si sprecheranno anzi ahimè eh, poi perché poi esageriamo sempre di gli... Vari documentari, varie ricorrenze sia sulla televisione sui social, insomma oggi troverete dappertutto. Eh, mi auguro, anzi, però, perché insomma non vorrei mai che questo finisse nel, nel dimenticatoio. Insomma, troverete davvero tantissime cose online e anche in televisione. Dateci un occhio, usate un po' del nostro tempo che sprechiamo sui social, magari per qualcosa di utile e importante come ricordare la strage di Capace e capire anche appunto quello che poi è stato e continua a essere la lotta importantissima contro tutti. Le mafie, Emma Louise, My Head is a Jungle. Uh, siamo a Loreto siamo a Loreto così dice no mi sembra fermo. perché non dice più fermata Loreto non dice più così il disco della metropolitana dice siamo a Loreto così dice e siamo a Loreto ti dice così che dice siamo a vabbè comunque perché Loreto perché Loreto ci spostiamo a Loreto perché Loreto vittima del caos urbanistica il maxi cantiere rischia di saltare È sempre una buona notizia dalle, dalle nostre strade devo dire dopo la serie di rinvii il piano di riqualificazione non ha più una data di inizio questo dice Repubblica Milano potrebbe passare al 2025, l'allarme lanciato dal sindaco dice c'è incertezza e io dovrò arrivare a dire alla città se i progetti si faranno o no, una piccola stoccata alla magistratura, insomma c'è questa cosa qui, perché appunto anche il Corriere eh, dice le stesse cose, cosa dice? Milano, sala, sospeso il restalling di piazzale Loreto, i timori degli uffici comunali per le inchieste della procura, e qui c'è da capire però adesso, a questo punto, cioè, eh, perché qua se sente il comune è colpa della procura, se sente la procura è colpa del comune, Mettetevi, cioè, so, cioè, mettetevi d'accordo, so che è anacronistico dirlo, però nel senso, cioè, cosa sta succedendo? Questi cantieri, cioè, è palese che alcuni cantieri, insomma, non è che proprio devono fare, cioè, hanno costruito dei palazzi in un cortile: hanno costruito 8-9 piani di grattacielo, cioè in un cortile, Che in un cortile, se tu fai 4 piani, è già un grattacielo in un cortile, questo che dico io, capito? Cioè però perché questa cosa qui adesso dovrebbe andare a inefficiare il uh, cantiere di uh, Loreto è un cantiere da ex novo in mezzo lì non c'è da fare niente qual è il problema Ho paura di tutto la paura che capisco eh? perché io cioè, ragazzi io sono qua bello tranquillo seduto nel mio bello studiolo al caldo al fresco dipende dalle stagioni cioè sto bene ma capisco che insomma chi sta negli uffici che si vede arrivare e le ingiunzioni e gli avvisi di garanzia e la procura e la finanza e tutti quanti a rompergli le scatole dopo un po' di cianca, anche oh, ora, ragazzi. Ma io ho una vita, cioè basta. Lo capisco. Però eh, qui dobbiamo mandare avanti questa città. Allora, abbiamo costruito ovunque. Eh, eh, mi fa anche un po' ridere questo: cioè abbiamo costruito oh, non noi. cioè I privati hanno costruito ovunque. Adesso che dobbiamo fare una riqualificazione che abbia a che fare con tutta la città, che è fatta comunque da privati, perché ormai no, il pubblico non riesce può fare niente. Che lo fa il privato, che prende una piazza che fa oggettivamente pena, perché la piazza di Loreto fa oggettivamente pena, nonostante potrebbe essere una delle piazze più belle di Milano, perché lo spazio per fare cose è bellissime ed enormi ci sono, abbiamo un'idea di restyling che vabbè, pff, non è proprio a gusto mio la, la, la migliore che si poteva avere, però funzionale, cioè funziona, niente, non si può più fare non si può più fare perché è tutto fermo e quindi sotto osservazione secondo gli ottimisti è congelato invece per i più realisti sospeso invece per il sindaco Sala almeno fino a quando il Parlamento non farà chiarezza sulle norme urbanistiche finite nel mirino della procura la grande riqualificazione di Piazzale Loreto entra nel limbo delle pratiche a rischio anche se il progetto di Nod vincitore del concorso pubblico non prevede torri o altre fattispecie su cui sta invece indagando la magistratura resta però il fatto che il restaling della piazza è una delle più grandi opere che interessa la città Attenzione, ma se adesso se facciamo questo congelamento con Pezzai Loreto, cosa succede quando iniziamo a fare gli scali ferroviari? Ragazzi, qua abbiamo allora, eh, prima di tutto Porta Romana non si dice niente, quindi quella funziona, bene, ma um, Scalofarini? Cosa succede adesso? Cioè, lì abbiamo. Ricordiamo che abbiamo una roba che, tipo, adesso non mi ricordo, ma è tipo 4, 5, 6, 7, 8 volte City Life. Cioè, capite, la, la grandezza di quello che potrà essere quel, quel, quel cantiere, quel, quel, quel cantiere è difficile come le vuoi qui uguale. Vabbè, comunque eh, la procura indaga, e, e Sala risponde. Potrebbe essere il titolo nuovo di un film ambientato a Milano. E eh, a noi d'ondola qualcos'altro perché? No, nel senso, non è vorrei essere volgare, ma a noi d'ondola qualcos'altro perché non ne possiamo più di questa pioggia, diciamocelo: cioè, non ne possiamo su. Basta! Nel senso, non ne possiamo più. cioè Adesso stamattina io sono uscito alle 5. No, non è vero, sono sbagliato alle 5 e mezza. Sono uscito intorno alle sei e un quarto dalla porta di casa, c'era tutto bagnato fuori, ma non pioveva, detto! Oh, Finalmente smetti di più. Arriva a 7 meno un quarto. Entra in studio Elisa, tutta bagnata. E dico: Ma eh, sta diluviando, piove. Quasi grandinava l'uscita tangenziale, un disastro, appunto. Le sette piaghe d'Egitto. Cioè, ma, ma, ma basta, non se ne può più. E allora vi devo ovviamente dare conto di quello che leggo sul Corriere della Sera Milano: Previsioni meteo per giovedì 23 maggio. Dai, cosa sapete già, no? A Milano e Lombardia, piogge, forti temporali, temperature in calo, quindi anche lì, ragazzi, io ho ancora il piumone sul letto, cioè... Eh, non, non lo so, cioè io ho la trapunta, piumone barra trapunta. Di solito a quest'ora l'avevo già levato da anni, cioè nel senso, a eh, fine febbraio, marzo, di solito via butto fuori le balle. E invece è ancora lì, sì, vabbè, dormo poi scoperto perché dopo fa un po' caldo, però nel senso comunque è, è lì, cioè non, non l'ho ancora levato. Comunque... Atmosfera instabile, così uh, dice il Corriere della Sera, uh, massima di 20 gradi, precipitazioni anche venerdì, alternate a schiarite. Perché ormai c'è questo. Allora, io me lo ricordo quando eravamo bambini, che c'era il famoso temporale delle 5:30, ok? Va bene, c'è sempre stato, però veniva, prima di tutto, veniva a luglio barra costo non a maggio non... e poi non con questa intensità e poi soprattutto alle 5 e mezza 6 del pomeriggio non tutti i giorni a qualsiasi ora così a casa cioè ieri c'è stato pioggia sole mancava la neve e c'era qualsiasi cosa cioè oggi uguale adesso piove fra un po' smette Niente mi che magari si apre un po'. Arriva anche un raggio di sole che vi fa sudare, prendere qualsiasi malanno possibile e immaginabile e poi dopo ritorna a piovere. Quindi dovete uscire di casa ormai col trolley. Cioè, una volta c'era la strategia, la mamma ti diceva eh, vestiti a cipolla, si diceva, no? quindi a strati, non basta più. Devi uscire con un trolley. Eh, meglio ancora, se avete degli amici sparsi per la città, gli lasciate dei vestiti, così nel caso fate un cambio abiti nel mentre voi girate per la città. Cioè, forse adesso, nei prossimi. Eh, nelle prossime scuole, nei prossimi uffici che andremo a progettare, andremo a fare delle sale, delle cabine armadio dove uno lascia i vestiti così, alla mattina arrivo vestito in una maniera, mi cambio, eh, come fossero le divise per il lavoro, no, mi cambio perché è cambiato il clima, quindi metto i calzoncini corti e la canottiera, poi verso le 4 del pomeriggio rientro, mi rimetto la tuta da sci, così sono pronto per tornare a casa, cioè è questo ormai che è diventato veramente un, un disastro riuscire a capire come fare a, a gestire questo, questo meteo, sta di fatto che... Um, Oggi appunto non mancheranno però le schiarite soleggiate, 20 ⁇ temperatura massima, 12 ⁇ quella minima. Anche sul resto della Lombardia il tempo sarà molto instabile con rovesci e locali schiarite. Anche venerdì sia a Milano che sul resto della regione non mancheranno le precipitazioni che però si alterneranno a schiarite soleggiate più generose, quindi una sorta di dissolvenza che ci porta poi al weekend dove dovrebbe esserci il sole, almeno questo, perché insomma mai una gioia anche no, almeno una teniamo, cioè gioia. gioie, quindi la prossima gioia sarà che appunto eh, il weekend dovrebbe, usiamo il condizionale ovviamente, dovrebbe essere soleggiato comunque vabbè ehm, giustamente Erika ci scrive buongiorno Fabio ci mancano solo le cabine armate negli uffici Beh, ma, 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 serviranno vedrete che serviranno gli spogliatoi non dovranno essere cioè non, non è lo, cioè, lo spogliatoio ci, in tantissime aziende ci sono infatti gli operai o, ma, ma anche semplicemente se lavorate in un ristorante spesso e volentieri ci sono perché tu arrivi ti cambi ti metti la divisa e vai no? ma anche in realtà in altre situazioni eh, tipo alcuni negozi dove c'è la divisa da tenere perché le commesse i commessi non hanno una divisa ok vedrete No, quindi gli uffici dovranno fare la cabina armadio con il cambio stagione oppure danno dei costumi dei, dei costumi in dotazione eh, ragazzi se fa caldo lì ci sono i pantaloncini potete andare a prendere. non so potrebbe essere una soluzione eh sì 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 sì, sì. Catherine and the Waves walking on sunshine. E ci piacerebbe avere un sunshine, ma qui il sole non se ne vede se non il nostro sole del giovedì. Tamara Malleo, buongiorno Tamara. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora, ben ritrovata, bentornata. Come stai Tamara? Stai bene? bene. Illuminaci amiganti. la giornata. <ride> Ma magari. Allora, il teatro illumina sempre le nostre giornate anche e, in anche periodo e anche di... tu. E anche tu, diciamo. <ride> di pioggia. E, in questo caso ho scelto ehm, tre spettacoli che in qualche modo, ehm, diciamo così, raccontano al, al solito le nostre crepe eh, in forma molto diversa tra loro e su teatri molto diversi. Allora, iniziamo dal Teatro Fontana. Il Teatro Fontana si trova in via Voltraffio zona isola sì. eh, la metropolitana più vicina è fermata Zara mm. metropolitana gialla ho oh, scoperto praticamente... che si chiama Fontana proprio quella zona non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto da poco ah non lo sì, sapevo si sì, eh, sì, sì, sì. eh, appunto il teatro Fontana che si riflette su questa ah, cosa sì, non lo sapevo e... Si raggiunge anche con la 91 e la 92, quindi, sì. insomma, è abbastanza raggiungibile anche con i mezzi, e comunque ha anche un parcheggio, quindi <ride> si può raggiungere è vero, ogni, sì, sì, in sì, ogni sì, modo. Sì, sì. C'è anche una buonissima e, pizzeria davanti che fa una pizza al trancio sì, pazzesca. Scusate, così esatto, volevo dirlo. Cioè. È vero, è vero, <ride> ha ah, bisogno di dire anche queste cose, che comunque in voglia. <ride> allora, ehm, eh, arriva al Teatro Fontano uno spettacolo che ho visto qualche tempo fa che si chiama L'ultimo animale, di una eh, autrice, regista giovane, ma. Eh, che secondo me insomma, si farà sentire, che è Caterina Filograno ed è uno spettacolo che racconta una storia molto, un po' surreale ma che ci riporta invece la crudeltà in qualche modo del mondo contemporaneo perché si parla di due conquiline eh, che appunto condividono questa casa e nella stanza di una delle due c'è un buco che dovrebbe essere chiuso, ma che in realtà per una serie di motivi non viene chiuso, e da questo buco spuntano eh, due, eh, due procioni, e, e di cui una di, queste, una di queste due ragazze si prende cura, e gli animali, appunto, questi due animali vengono nutriti, vengono accuditi e rappresentano in qualche modo, cioè e, e, e la ragazza che si prende cura di questi due procioni, rappresenta il loro collegamento con il mondo esterno. Eh, lei, questa ragazza, racconta a questi due procioni che eh, la vita cambierà, che ci sarà un futuro migliore, che eh, insomma gli fa, fa delle promesse a questi due procioni, ma queste promesse non si concretizzano mai. In qualche modo, riflettendo quello che accade nel mondo, no? eh, ci si propone, ci, si, mh, ci, 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 ci chiedono, ci domandano no? cosa vogliamo fare e Cosa si potrebbe fare, quindi le mille prospettive del mondo, ma poi concretamente a volte è molto difficile attuare queste promesse. E quindi a un certo punto cosa succede? Uh, All'interno di questo meccanismo, quindi le due conquiline che vivono in un equilibrio complesso, ma insomma che condividono uno spazio, questi due procioni arriva un, uh, un ragazzo che si, diciamo, si frappone tra questa, eh, questo connubio questo rapporto fra le due ragazze e tutto salta perché ah. cosa succede? che in questo ragazzo si inserisce all'interno del meccanismo eh, del rapporto a due, delle due ragazze e quindi tutto quello che era stabilito in qualche modo salta cosa succede ai due procioni? che arriva una bruca quindi anche nel mondo animale diciamo così eh, salta tutto e saltando ogni equilibrio succederà una cosa che porterà all'esasperazione totale. E l'esasperazione totale, ci racconta Caterina, ehm, porta alla violenza. Ah. E quindi ad un'esasperazione assoluta e a un ribaltamento dei fronti però tramite la violenza. Quindi anche l'istinto animale che c'è ecco. nel, nel titolo. Ehm, quindi vi consiglio di andarlo a vedere e chiaramente è un racconto surreale ma che ci porta a reale in maniera molto forte molto, eh, ci porta a riflettere in maniera a, assoluta in qualche modo al teatro, eh, al teatro fontana questo al teatro fontana quindi eh, e scusate al teatro fontana eh, saranno in scena non vi ho detto quando il 28 e il 29 di maggio okay. eh, allora invece devo dire che ah, in questo momento quindi fino a domenica sì. al teatro Elfo Puccini, quindi ci troviamo in Corso Buenos Aires, eh, fermata metropolitana Lima o Porta Venezia, metropolitana rossa, c'è Tindaro Granata che è in scena con Vorrei una voce. Tindaro Granata è conosciutissimo nel mondo teatrale per eh, dei percorsi all'interno di temi molto difficili, molto complessi legati alla violenza, legati a mh, situazioni molto mh, molto difficili che ci appartengono in qualche modo e lui queste storie così eh, complesse, così profonde, le porta in superficie attraverso dei percorsi sempre molto delicati. Uh, ha parlato di, appunto di, di, di violenza eh, fisica, ma ha parlato anche di mh, adozioni eh, legate al mondo LGBT. Uh, insomma, ha fatto tutto un percorso. In questo caso vorrei una voce. È uno spettacolo che lui ha uh, realizzato uh, con le detenute di un carcere di Messina e le ha portate a condividere un percorso di recupero della propria femminilità, del proprio, uh, del proprio essere donna all'interno del carcere, uh, attraverso le canzoni di Mina. E quindi le canzoni di Mina erano in qualche modo il mezzo attraverso cui queste donne po potevano esprimere quello che avevano perso in un, uh, in un percorso che le ha portate appunto all'interno del carcere. Eh, una volta creato, diciamo così, questo percorso con queste detenute, lui poi ha sviluppato uno spettacolo senza le detenute da solo, lui ti interrogana in scena da solo, e però riporta con sé le storie di queste donne e quindi queste donne si, vengono in qualche modo rappresentate da Tindaro e dalle canzoni di Mina, ah. che chiaramente ehm, viene riproposto l'ultimo concerto di Mina dal vivo nel 1978, quindi le, la, la, la voce è quella di Mina, okay. si sentono le, le canzoni di Mina cantate da Mina in playback da, eh, da Tindaro, ma questo è proprio lo strumento principale, cioè Mina, che in qualche modo è strumento di espressione di queste donne che cercano, la propria, diciamo, la propria recuperata femminilità, il proprio okay. essere ancora donne all'interno di un carcere dopo un percorso compiuto all'interno di un carcere che è sempre uno spazio e un luogo molto particolare e. Esso. Chiaramente all'interno di un contesto molto particolare, perché anche il, uh, il percorso che li apportate in quel luogo um, è chiaramente molto difficile da, da comprendere, dall'esterno. Da decifrare, sì, 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 sì. E quindi Pensiamo. anche il percorso fatto è molto complesso. Quindi uh, Teatro Elfo Puccini, Elfo Puccini fino a domenica uh, 26, okay. con Vorrei una voce. Ultimo spettacolo. In questo dove, caso, andiamo, dove andiamo adesso? Eh, vi porto un po' fuori, diciamo, al limite di Milano, perché andiamo al teatro Pim Off, che si trova in via Selvatico e mh, diciamo che eh, con i mezzi un pochino... Dov'è questa? Conto. Questa non lo so neanche io, dov'è? Allora, si trova praticamente eh, metropolitana verde, eh, fermata a Biategrasso e poi dovete prendere la linea 3, il tram 3, okay. fino eh, alla fermata appunto corrispondente al Pim Off. Diciamo che non è... Così agevolissimo da raggiungere sì. ma in macchina si può. Per una volta si può usare anche la macchina, dai, diciamo. Sì, per esatto. una volta possiamo anche. E, e Quindi, zona sud di Milano, okay. stiamo parlando di zona gratto sì, sì, sì. um, abbiata e grasso, diciamo così, quella zona là. E il Team Off da sempre è un teatro che è molto legato al mondo della danza, in questo, cioè, ma anche della prosa, però più diciamo così, sperimentale in qualche modo, cerca sempre di, di dare voce a chi spesso non ce l'ha. In questo caso eh, c'è lo spettacolo Fricchigno. Allora, Fricchigno è un monologo a più voci ad alta voce su Foggia, la città abitata. Eh, scusatemi, la città abituata a indossare la maglia nera del sole 24 ore. Fricchigno è uno spettacolo sui luoghi dove vi, mh, da dove veniamo, che per raccontare Foggia si affida a due icone degli anni 90 che, è, che sono Zeman e Kurt Cobain. E, e devo dire che è un, uno spettacolo che attraverso in qualche modo un linguaggio pop, quindi un linguaggio legato al calcio, alla musica, a tutti gli elementi no? che fanno parte della nostra vita e che comunque noi riconosciamo e quindi la cui vocazione è molto, insomma, è molto sentita, ehm, ci porta in questo mondo, ci porta a parlare della società che è la mafia foggiana. E frechigno in particolare è la parola che i bambini foggiani usano quando durante una partita di calcio il portiere tocca la palla con le mani fuori dalla propria area. Eh, no. Quindi, in qualche modo, eh, appunto, il linguaggio del calcio, che è un linguaggio in qualche modo universale perché coinvolge e, e tocca molte persone, eh, ci porta invece a parlare poi eh, di qualcosa che è radicato nel territorio. Appunto, la mafia foggiana e che in qualche modo influenza la vita delle persone che in quel territorio appunto ci vivono e devono fare i conti con questa realtà. È una prima regionale, perché per la prima volta è in Lombardia. Okay. E la produzione piccola compagnia impertinente, che appunto arriva dalla, dalla Puglia e che cerca di far conoscere eh, le tematiche del proprio territorio, che però non è legato solo al proprio territorio ma una cultura e una uh, conoscenza diciamo così che riguarda tutti noi al alpimoff questo ok che no ho visto dov'è è in fondo a Missaglia e prima anzi è prima del Vismar in realtà non è neanche difficile arrivarci col tram appunto col tram che va a Rozzano sì, sì. scendi tipo la seconda dopo a Betegrasso quindi è abbastanza sì, devi semplice un attimo, dai se no beh dai se, 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 se avete Google Maps è facile arrivarci potete lasciare la macchina a casa anche stavolta dai. va bene va bene va bene <ride> Sì, sì, però diciamo che è un po' rispetto, eh a me, rispetto ai soliti, anzi, beh, però grazie Tamara anche per portarci così appunto ben fuori, farci conoscere le realtà che popolano la nostra Dobbiamo. città, anche nei posti che magari uno non si aspetta, perché appunto lì dietro a Via dei Messaglia, tra un concessionario auto e un, esatto, e, diciamo, uno, e un centro sportivo, in realtà poi c'è appunto una storica realtà come quella del Pimoff. Sì. Quindi davvero, grazie Tamara, grazie mille per i tuoi consigli, perché sì, insomma sì. questa abitudine deve sempre più entrare dentro di noi. Speriamo che sia così e poi eh, vi dico che, l'estate porterà a Milano una serie di festival, ah, serie, mira, il teatro mira. continua a vivere anche in estate. Allora, allora, allora incominciamo poi verso magari le prossime settimane facciamo uno speciale estate con noi, no? Sai che mi piace sempre <ride> questo è un gioco di parole. <ride> vabbè. Eh, no, ma non è mio, è del Comune di Milano di qualche anni fa, c'è cioè un volantino che girava. Comunque, grazie mille Tamara. Grazie a voi ci sentiamo buona... giovedì prossimo. Buona settimana. Grazie. Adè, grazie mille, grazie mille ancora Tamara Malleo. Andiamo avanti con la musica. Adesso è il momento di Sia con Cheap Reels insieme a Sean Paul. Ed era sia con Chip Trills alle 8 e 25 minuti qui su Crystal Radio. Good morning, Milano. Good morning Milano ancora a tutti voi, a tutte voi che ci state ascoltando in questo giovedì 23 maggio. Come sempre sui 96.2 FM oppure sul Dapplauso. voi state guardando su Milano All News o riascoltando sul nostro podcast di Good Morning Milano. Non so perché riascoltando divento più sexy nel dirlo. non so. Eh, non so, bias cognitivi, chiamiamoli così. Buongiorno invece a Valentina Lucia Fontana. Del Festival del ciclo mestuale ieri ve ne ho parlato, oggi ce l'abbiamo qui con noi. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Ma grazie a te perché davvero, ieri quando ho letto appunto eh, dell'esistenza di questo festival, che ahimè chiedo, chiedo scusa, chiedo Venia, non sapevo esistere, nonostante sia la terza edizione, quindi davvero pessimo il lavoro fatto in questi due anni da me, nel senso quindi chiedo scusa, eh, subito ho detto no, dobbiamo parlarne perché Perché è una, una, un festival, da quanto lo vedevo, davvero davvero interessante per tutti. E tutte, però è questo che mi faceva, cioè non era una roba da, ok, io che, non, io che non sono parte in causa, diciamo, potrei anche dire non mi interessa, è invece interessante per tutti e tutte, oppure è una roba solo per voi donne, non credo giusto? No, esatto, è, è proprio questo il punto. Noi dalla prima edizione abbiamo eh, cercato di dare un'impronta al festival eh, a prescindere dai generi, no? anche perché l'obiettivo è abbattere il tabù che ancora esiste sul ciclo mestruale e sicuramente eh, fare un pezzo di eh, appunto abbattimento di tabù solo noi donne non servirebbe a niente, no? abbiamo bisogno ovviamente di alleati. Eh, di, di voi eh, uomini che non mestruate perché sennò eh, il tabù non possiamo abbatterlo da sole quindi ehm, il festival vuole proprio parlare a tutti i generi a prescindere dal Uh, dal fatto che si mestri o non si mestri, ecco. Sì, parola che però appunto molti noi maschietti facciamo fatica anche solo a nominare, cioè, nel migliore dei casi diciamo ha le sue cose, cioè nel migliore dei casi, negli altri non lo nominiamo proprio, non guardiamo, oddio che schifo, cioè immagino in questo momento comunque alle 8.27 la gente dice ah, ma sono temi da fare la mattina, sì, giusto? Ma sì, guarda, che non siete solo voi, ah, voi okay. uomini ah, a, ad avere delle reticenze a chiamarle con il loro nome, no? Abbiamo tanti, ci siamo inventati nei, negli anni tanti nomi, pur di non nominarle, quindi il ciclo che in realtà le mestruazioni sono solo una parte del ciclo mestruale, poi sono le mie cose, sono in risposta, sì, sì. eh, sono in quei giorni, cioè quindi. Ce, ce Io penso, avevo una fidanzata questi... che diceva: Sono arrivati i parenti. Diceva così: ecco, Appunto, appunto. <ride> quindi, quindi in realtà è, è una cosa abbastanza collettiva perché c'è appunto una vergogna, no? qualcosa che deve rimanere privato. Ci siamo sentite anche dire: Ma perché fate un festival? È una cosa privata. Addirittura una, una donna ci aveva scritto: eh, mio, mio marito non sa che le ho e lì ci siamo un attimo Urca. stupite. No? Abbiamo pensato: Ma dove vivono, cioè vivono sempre separati come funziona la loro relazione cioè, è quasi Quindi... peggio di quella roba là come era a eh, 16 anni non, so, non sapevo di essere incinta no? quella roba lì, cioè esatto. no, non sapere <ride> che tua moglie ha il ciclo mestruale è ancora peggio, mi vien da dire esatto esatto e quindi sì sì c'è ancora tanta si fa ancora tanta fatica a, a chiamarle con il loro nome e allora la domanda principale però te la sei già fatta ma me ne dai la risposta appena dopo la prossima canzone è perché farne un festival però nel senso che siamo ben contenti ti dico appena ho letto la notizia ho detto no no vogliamo Valentina chiamiamo Valentina perché voglio sentirla però davvero la domanda che vi fanno tutti e quindi vi faccio anch'io è appunto perché avete pensato a questo festival la risposta fra pochissimo dopo la canzone che arriva a piccolo break e poi siamo di nuovo qui con Valentina Lucia Fontana del Festival del Ciclo Mestruale. A fra poco. Analisa con Monamur. 838 minuti. Good morning, Milano. Continuiamo a parlare del Festival del Ciclo Mestruale insieme a Valentina Lucia Fontana. Allora, Valentina, te la sei fatta anche tu? O meglio, ci hai detto che insomma, la domanda che ti fanno più spesso, che vi fanno più spesso, è ma perché un festival? Appunto, questo festival che inizia domani, giusto? Inizia sì venerdì. domani. Ho già capito che stai lavorando con le cose che non sai neanche che giorno sì, è, sì, è esatto. oggi. Quindi, <ride> benissimo. No, domani, venerdì, sabato e domenica a uh, Rob de Mat. Appunto, uh, e, 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 e mi viene da pensare che, appunto, qualcuno a casa aveva detto: beh, Ma il festival del ciclo mestruale è proprio una Rob de Mat perché esiste questo <ride> festival? Allora, guarda l'idea è nata perché ci siamo resi conto, appunto. Che, che, che esiste ancora un po' un'ignoranza di fondo, cioè è, è stata una presa di coscienza da parte mia perché mi sono resa conto che, pur essendo una donna abbastanza curiosa, una persona in generale curiosa, eh, non sapevo niente del mio ciclo mestruale. cioè Sapevo come gestirlo, no? gli assorbenti, l'antidolorifico, okay. però non sapevo esattamente cosa succedesse al mio corpo e poi. Ho scoperto che in realtà non era solo una mia condizione, ma era una condizione di ignoranza un po' eh, condivisa. E, e quindi, insieme a, a tante persone che si sono aggiunte poi negli anni, il percorso è iniziato con Alessandra Giglio e Sonia Castelli. Ehm, eh, dove abbiamo creato un podcast mm -hmm. e, e poi dopo abbiamo portato il contenuto ciclo dal, appunto, dal podcast a un festival. Grazie poi all'incontro diciamo di il podcast, eh, Valentina. Diciamo il nome del podcast dove lo possiamo trovare. Eva in, rosso, Eva in rosso su Spotify e su tutte le piattaforme okay, di perfetto. podcast free. Okay. E sono nove episodi che vanno ad esplorare un po' tutte le tematiche intorno al ciclo: dal primo ciclo al sesso, all'endometriosi, eh, al tabù appunto, intorno al ciclo. Eh, insomma, infatti, perché negli obiettivi che leggo appunto sul vostro sito c'è scritto che vuole cambiare la narrazione sul ciclo mestruale, e questo, appunto, è un po' quello che stai dicendo adesso. Ma poi dici anche che vuole contrastare le forme di emarginazione che ancora colpiscono. Le persone che mestrano. Quali sono queste ehm, immaginazioni e che tipo appunto, di immaginazioni si possono ancora incontrare nel 2024? Effettivamente, quando metto che quello là non sapeva che la moglie avesse il ciclo, vabbè, cioè, <ride> no, vabbè mi ha sc lasciato sconvolto. Esatto. Cioè, esatto. eh, no, allora mh, per, per fare un, un paio di esempi, sicuramente il la narrazione che abbiamo avuto no? da, 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 da anni sul ciclo mestruale ci ha fatto sempre sentire un po' a disagio. No? Ci ha sempre intanto insegnato a far finta di non averle e quindi. Pensa a vivere un accadimento ogni mese e far finta di non averle, quindi essere sempre a disagio perché devi preoccuparti se ti sei sporcata, devi preoccuparti di non far capire ai tuoi colleghi, eh, alle tue colleghe che hai, eh, che hai il ciclo mestruale, la tipica frasetta cosa sei nervosa e le tue cose. Quindi partiamo da questo contesto un po' fastidioso. Che, no, no, che anche perché se fosse di... vero, io avrei le mie cose tutti i giorni, quindi cioè nel senso eh, quindi sono la prova che non è quello. E, <ride> infatti, abbiamo fatto una t-shirt per il festival con la scrittina Non è il premestro, sei tu. Eh, quindi per, <ride> per, giusto, per, giusto, giusto, giusto. Esatto. E poi, a parte questo, comunque, contesto socioculturale in cui viviamo, um, ci sono delle patologie legate al ciclo mestruale. Come l'endometriosi, che ha in media sette anni di diagnosi, questo perché? Perché ci è stato insegnato che le mestruazioni fanno male e quindi soffrire per le mestruazioni è, è normale. normale. Ma non è così perché chi ha una mestruazione invalidante, cioè che non riesce ad andare al lavoro, a scuola, cioè non riesce a vivere come gli altri giorni è un campanello d'allarme. Ma molte persone, molte donne sono appunto convinte che sia normale e quindi poi queste diagnosi diventano lunghissime, per non dire che poi ci sono professionisti e professioniste che non conoscono ancora l'endometriosi, quindi non la, non la sanno diagnosticare. È una cosa importante perché è, mh, le persone che soffrono di endometriosi è, mh, vivono una condizione molto invalidante, no? che, che, che comunque pregiudica il loro lavoro. C'è un'altra patologia che è il, il disturbo disforico premestruale, che è, è fisico ma anche mentale. Quindi insomma. Ci sono proprio delle discriminazioni che vanno a toccare la salute e il benessere delle persone. Perché? Perché si parla poco del ciclo mestruale. Eh, perché infatti è interessante, con... interessante, Valentina, che voi ne parlerete, ma ne parlerete in appunto, tutte queste varie sfaccettature. Sia, ho visto che ci cioè, sono anche dei momenti di intrattenimento, di, di gogliardia. Che abbiamo, passiamo, passatemi il termine: ma anche appunto, con uh, medici, con uh, esperti del settore che appunto vengono a uh, spiegare, raccontare bene tutto quello che magari. Appunto, magari noi altri non sappiamo neanche. Sì, esatto. L'intenzione del fest, Festival è nato come contenitore per affrontare tantissime tematiche diverse, infatti non affronteremo solo la tematica della salute con ginecologi e professioniste preparate, ma anche per esempio la tampon tax okay. o il congedo mestruale, quindi è veramente un contenitore dove affrontare tantissimi uh, argomenti diversi, in formati diversi, perché gli, gli, gli argomenti saranno affrontati attraverso workshop, talk, avremo una stand-up comedy, uh, mm. DJ set, quindi... L'idea è proprio di creare un festival, potevamo fare un convegno, sì. ma invece abbiamo deciso di fare un festival per poter avvicinare più persone possibili alla tematica, no? a seconda della sensibilità. Quindi magari c'è la persona un po' più scettica che viene a vedere lo, la, lo spettacolo di stand-up e. Magari si apre no qualcosa. Viene, viene catturato Quindi, poi dal resto esatto. del festival. Eh, esatto. Ricordiamo bene appunto il luogo, le date, gli orari, insomma, anche un po'. Magari se so che so, come sempre, i figli si vuole bene a tutti, però ci saranno dei momenti che vuoi raccontarci, i momenti che non possiamo, non dobbiamo perderci del festival. Allora, sicuramente, come hai detto tu, eh, tutto il festival, quindi noi apriremo il 24 venerdì domani sera alle 18.30 e finiremo domenica sera con la, appunto con la stand-up comedy. Uh, alle 21.30. Uh, una grande novità di quest'anno è che abbiamo uh, realizzato una mostra fotografica che si intitola Corpo a Corpo e abbiamo avuto uh, candidature e, e avremo foto uh, di, di fotografi da tutto il mondo. Quindi sicuramente questa è una, una novità a cui teniamo particolarmente. Poi ci saranno diversi momenti, uh, talk che spazieranno da appunto la fertilità, social freezing, PMA. Uh, endometriosi, uh, malattie invisibili. Avremo anche un talk sull'ambiente: uh, qual è la, la connessione tra ambiente e diritti delle donne? Quindi, purtroppo, con, con questa pioggia incessante, è, è una domanda che dobbiamo iniziare a porci in modo. Sì. Importante, eh, avremo una, um, dei workshop sulla sessualità, sulla menopausa, un altro argomento ah. a cui teniamo particolarmente, perché se il ciclo è un tabù, la menopausa è, è ancora, un tabù ancora più forte. Quindi, insomma, veramente il, 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 il programma è fittissimo ed è veramente per tutti e tutte quindi eh no, infatti, questo, uh... questo è interessante perché appunto cioè, tutti noi possiamo imparare qualcosa di nuovo vivere un'esperienza anche di condivisione e appunto di cambio della narrazione soprattutto per noi maschietti magari capire che possiamo parlarne possiamo fare anche delle domande magari così che si possa imparare di più e appunto anche eh, molto interessante che insomma sia così aperto a, tutti, a tutte e a tutti quindi molto molto bene questo devo dire Grazie, grazie Valentina. Grazie a voi. Allora, ricordiamo appunto uh, venerdì, domani, sì, domani ven venerdì, sabato e domenica, Rob de Mat, Festival del ciclo mestruale. Dacci un po' le coordinate se vogliamo appunto vedere il programma, sapere di più, contattarvi. Certo, allora trovate tutte le informazioni e il programma sul festival del ciclomestruale.com, eh, ci trovate su Instagram e ci trovate anche su TikTok da poco. No. Abbiamo deciso di fare questa, questa esperienza perché poi il festival vuole essere anche intergenerazionale, quindi come parliamo di menopausa, parliamo di menarca, quindi il primo ciclo, okay. e proprio per cercare di essere un festival per tutti e tutte, ma anche per, tutti, per tutte le età. E infatti, quest'anno una cosa a cui teniamo particolarmente è che avremo diversi studenti e studentesse delle università Bocconi, Politecnico e uh, Statale che apriranno momenti del, del festival, quindi mm. portando il pensiero e la visione della Generazione Z all'interno del festival. Rappresentanza di tutti e tutte, e infatti, veramente, veramente quando, vedi, questo, quando si parla di inclusività ci riempiamo la parola spesso mentire di questa parola, poi invece le cose basta farle e voi appunto l'avete fatta e insomma, altro che inclusività, ben oltre. Grazie mille, Valentina. Allora, buona giornata. Oggi è giovedì, comunque, te lo dicevo così, giusto per riportarti <ride> un attimo nell'agenda. Immagino il, Nella il, il frullatore in cui sei, quindi immagino che insomma, non sia facile. Uh, in bocca al lupo, buon lavoro, buona fortuna, prendi quello che vuoi e fatelo vostro per questo festival del ciclo mestruale che appunto inizia domani e va avanti fino a domenica a Rob De Matt a Milano grazie mille grazie a Valentina buona Lucia Fontana a tutti. grazie mille Ciao, andiamo grazie. avanti con la musica Sigala, feel this good, e prima di chiudere, vi devo raccontare di una, uh, darvi un. Darvi appuntamento anzi a un uh, evento che avviene al, nel comune di Zibido San Giacomo, nel contesto della ventitresima edizione della festa del riso. Uh, ci sarà domani sera alle 19.30 una um, corsa e camminata non competitiva di 7 km attraverso le campagne al tramonto. Appunto, tra parentesi, posso dire che non ci sono ancora le zanzare, quindi in questo momento riusciamo forse a farla bene. Uh, sono contento di dare questa notizia perché. Appunto, ci arriva dagli amici della Festa del Riso di, um, del di Zibito San Giacomo che ci ascoltano la mattina quindi ben contento di raccontarvi un po' di questa iniziativa domani sera appunto dalle 19.30 partenza della camminata non competitiva attraverso le campagne di Zibito San Giacomo con partenza da Piazza Roma nel appunto a Zibito San Giacomo e poi e poi la cosa che il Fabio dice è la più interessante qual è eh, siamo arrivati a parlare in terza persona ma fa niente che All'arrivo, intorno alle 20.30, c'è il risotto. Eh, attenzione perché, appunto, è la festa del riso. Quindi, risottata poi alle 20.30. Uh, All'arrivo di questa camminata, comunque, trovate tutto su Magic Sport, SSD, su Facebook, su SSD, Magic Sport, su Instagram. Tutte le informazioni che volete le trovate lì per la camminata non competitiva dei 7 km all'interno della Festa del Riso di Zibido San Giacomo domani sera alle 19.30. 8, 8 e 56 minuti, siamo arrivati al capolinea di questa puntata di Good Morning Milano, dopo di noi un entusiasta Ambrogio Curti, entusiasta perché ci ha mandato un messaggio poco fa, tutto scritto in maiuscolo, quindi sta urlando come un felicione dicendo Viva il teatro, andiamo a teatro, ci insegna a ragionare con la nostra testa, come leggere un buon libro, tutto in maiuscolo, quindi devo, devo urlarlo se lo scrivo in maiuscolo, Good Morning Milano, ciao Fabio, Ambrogio, così va scritto e lo sapete, la netiquette è la quella roba che vi insegna l'etichetta le, 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 sul mondo digitale, su internet. No? Se scrivi in maiuscolo, equivale ad urlare. Quindi io ho scritto maiuscolo e devo leggerlo così il messaggio. Comunque lo trovate dopo in noi entusiasta, spero non urlante, anzi di solito molto riflessivo. Nella sua Senti questa alle 9.05 qui su Crystal Radio. E oggi, dopo aver rubato un po' il mestiere a Eri B per degli eventi che verranno appunto nel weekend con il Festival del Ciclo Mestruale, oppure con la camminata corsa non competitiva a Zibido San Giacomo per la festa del riso, domani vi assicuro che invece Eri B sarà qui con i suoi eventi della settimana, a cui lei non andrebbe. E allora in minuscolo invece vi saluto, vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi do appuntamento a domani, sempre qui su Cristal Radio per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie a tutti voi, a tutte voi, grazie e a domani. Ciao!